Isola dei famosi, l'ultima cena ha un sapore amaro per i naufraghi. Il giorno tanto atteso e tanto temuto è ormai arrivato, i naufraghi dell'isola dei famosi hanno trascorso l'ultima notte sull'isola honduregna che li ha ospitati per più di 60 giorni. In occasione dell'ultima cena, che si è rivelata avere un sapore amaro per i vari concorrenti, i naufraghi hanno ricevuto una bellissima sorpresa che li ha certamente elettrizzati. Ad accompagnare il momento conclusivo di questa lunga esperienza, una bella pioggia purificatrice. Secondo Marina La Rosa quello era un segno che l'isola stesse piangendo per la loro partenza. Isola dei famosi, l'ultima sorpresa per i naufraghi. In occasione dell'ultimo giorno trascorso su Caio Palomma, la produzione dell'Isola dei Famosi ha voluto compiere un ultimo gesto nei confronti dei naufraghi. Tutti i concorrenti ancora in gara sono stati portati attraverso una barchetta su di una lingua di sabbia. Qui hanno preso visione di un contenitore. Marina La Rosa ha avuto il compito di aprirlo e svelare a tutti quale fosse il contenuto. Una volta tolto il coperchio, i naufraghi hanno visto che all'interno ci fosse della pizza. Ciascuno dei presenti avrebbe potuto attingere a due pezzi. Tutti i concorrenti sono rimasti naturalmente felicissimi di poter assaporare, finalmente un cibo caldo e buono. Il sapore amaro dell'ultima cena. Sara Altobello, infatti, si è lasciata andare ad una simpatica ed eccentrica descrizione delle sensazioni provate nell'ingurgitare tale alimento. Dopo poco i naufraghi sono tornati su Caio Palomma ed hanno trascorso la loro ultima notte in territorio honduregno. A breve, infatti, tutti torneranno in Italia per poter partecipare alla puntata di lunedì sera in cui sarà decretato il vincitore. Ad ogni modo, l'ultima cena all'Isola dei Famosi ha avuto un sapore alquanto amaro per i naufraghi. Il sapore dell'ultimo bacio, la conclusione di un'esperienza indimenticabile che sicuramente ha cambiato i partecipanti nel bene o nel male. Con questo momento di tristezza ed emozione generali, i concorrenti hanno salutato la loro isola.